grazie che abbia mai ricevuto nella mia vita. Vi ringrazio veramente perché non è stato facile. Tra l'altro non ci siete solo voi, ma c'è anche gente che viene da fuori. Io voglio soltanto riflettere, perché Molfetta è sì, è vero, un centro commerciale, anzi un decentro commerciale, ma è anche la città di Riccardo Muti, di Gaetano Salvemini, di Giulio Cozzoli, di Corrado Giaquinto. Per fare un concerto qui ho dovuto pagare tutto da solo, davvero, da tutto, io e loro. Perché a Molfetta funziona così: se sei un attore ti devi fare il teatro, se sei un pittore ti devi fare la galleria, se sei un cantante ti devi fare il palco, se sei uno che non ce la fa più e si vuole sparare nelle palle si deve fare il poligono di tiro. Qualcosa per voi, perché so che fra 4 anni, quando tornerete a votare, sempre che non facciano una legge che ve lo impedisca, ma quando tornerete a votare fra 4 anni vi troverete davanti alle stesse facce, davanti alle stesse facce di anni e anni. Io stasera voglio proporvi un volto nuovo, io stasera voglio proporvi lui che come politico non ha paura di essere un pallone gonfiato, perché lo è. Questo politico è un volto giovane, fra 4 anni avrà la bellezza di 4 anni! Ex dipendenti caduti sotto il fuoco petrolchimico. La giustizia ordinaria ha fallito, è stata inconcludente e fallimentare. Questi uomini da ubriaconi sono morti e per un raffreddore. Tocca al popolo risarcirli ora. Non ha pagato nessuno per questo voto bianco, ragazzi. Quante realtà culturali si muovono nella penombra di questa città decentrata verso il commercio. Guardate quanta gente si fa il culo ogni giorno, quindi la promessa che voglio strapparvi, siete venuti stasera, ci siamo divertiti tutti, però datevi ascolto, passate un attimo da loro, hanno delle cose da dirvi. Lo conosciamo molto bene, perché l'abbiamo visto nascere.
Grande. E lo zio di Caparezza. Ecco, fate a lui. Fratello della mamma. Questi qua sono andati a mangiare. Io sto qua con te, Antonio, tranquillo. Però tranquillo, fa parte del gioco.